Bentornati amici, sono di nuovo qui con voi in questo caldo torrido per parlarvi di quello che ormai per me e per molti di noi è un topic stagionale, ovvero le fotografie ai campi di girasoli. Si dà il caso che proprio di recente a Milano, nei pressi di Milano per la verità, ci sia stata una bellissima iniziativa, ovvero quella della creazione del primo, che io sappia, primo in Italia, labirinto di girasoli. Iniziativa molto carina che ha richiamato non solo la mia attenzione ma direi quella di tutti, infatti io sono arrivato con estremo ritardo, tant'è che quando sono arrivato io i girasoli praticamente non c'erano più. Andiamo a scoprire come ho fatto a portarmi a casa qualcosa di decente subito dopo la sigla. Allora, innanzitutto perché vi parlo di questo shooting? Non è uno shooting di lavoro, quindi potremmo quasi pensare che è una cosa poco artigianale e quasi un po' artistica, invece no, perché come voi ben sapete a me l'arte non è che non mi piace, ma io non la faccio, la lascio fare agli altri. Vi parlo però di questo shooting perché durante questo shooting ho riscontrato delle difficoltà oggettive nel fotografare i girasoli. Sembra una cosa facile, ma adesso comincio a elencarvi un po' di problemi in cui mi sono imbattuto durante questo shooting. Primo problema, la scelta dell'ora del giorno. Come vi dicevo, quando sono arrivato io, i girasoli non è che non ci fossero più, ma come mi è stato detto dai responsabili del campo, i girasoli erano appena stati rovinati da un pesante temporale che c'era stato proprio qualche giorno prima, per cui la maggior parte dei girasoli, me la sentirei di dire il 90%, erano irrimediabilmente danneggiati. Ovviamente un po' amareggiato da questa scoperta, stavo quasi per girare i tacchi e tornarmene a casa, con un bel 20 euro di benzina andati a vuoto sul groppone. Invece mi sono detto, a me non va di tornare a casa a mani vuote, io provo a fare il giro del campo e me li guardo intanto questi benedetti girasoli. E che cosa scopro? Scopro che sì, erano tutti rovinati sostanzialmente, quindi era anche inutile stare lì a girarci troppo intorno, però diciamo che arrivando su un angolo del campo ho trovato un punto in cui quantomeno ce n'era qualcuno che si era salvato. Quindi ovviamente non era possibile fare una fotografia di un campo immenso di girasoli sconfinato fino all'orizzonte, perché non ce n'erano, erano tutti rovinati, erano distrutti, erano senza petali, quindi erano completamente inutilizzabili, almeno per i fini che mi prefiggevo io. Tuttavia in quell'angolo ne ho trovati almeno una dozzina che erano ancora in buono stato e diciamo che mettendo questa dozzina davanti e quindi coprendo quelli dietro ho pensato che si poteva comunque portare a casa un risultato decoroso, quantomeno che mi compensasse almeno in parte della benzina se non del tempo che avevo impiegato per recarmi presso questo campo, perché trattandosi di un campo ovviamente non è in città, è fuori Milano e quindi ci ho messo del tempo ad andarci e del tempo a tornare. Nonostante fosse una bella giornata, diciamo che non mi andava di mandarla proprio a vuoto. Primo problema in cui mi imbatto è questo: io non ho mai fotografato dei girasoli prima d'ora perché non mi è mai capitato, per cui sono andato lì prima che ho potuto, sono andato lì circa intorno alle 6. Qual è il momento migliore per fotografare dei girasoli secondo voi? C'è questo mito che i girasoli si muovano, no? Che seguano il flusso del sole, che stiano sempre rivolti dalla parte giusta. Io non so questi girasoli come si comportassero perché non sono stato lì tutto il giorno. Forse si giravano anche loro durante la giornata, forse invece erano un po' provati dal temporale, erano psicologicamente scossi e quindi non lo facevano più. Diciamo che la scena che mi sono trovato di fronte io era questa: i girasoli tendevano a puntare verso di me con il sole alle spalle. Quindi dalla posizione in cui mi trovavo io mi sono messo per avere i girasoli a favore di camera, ma questo significava che avevo il sole nell'inquadratura, quindi un controluce. Questo mi ha impedito di scattare quando sono arrivato, perché nel momento in cui sono arrivato il sole era troppo forte, quindi mi sono detto ok, scattare i girasoli a mezzogiorno poteva essere un'opzione, opzione su cui ho giocato in seguito perché sono tornato poi in questo campo di girasoli, quindi in un secondo momento ho scattato i girasoli durante la giornata e col sole di mezzogiorno sì, vengono illuminati decentemente, però non è una bella foto secondo me. La cosa migliore secondo me è proprio scattarli al tramonto. Ovviamente scattarli al tramonto presenta delle difficoltà. Perché? Perché aspettando il momento del tramonto ovviamente bisogna aspettare che il sole arrivi proprio basso basso e questo significa che il sole comincia a perdere il suo effetto illuminante, specialmente sulla parte bassa della scena che stiamo illuminando, quindi avremo il cielo molto ben illuminato ma i girasoli cominceranno a essere scuri. Per questo motivo che cosa succede? Bisogna fare delle scelte, è tutto lì alla fine, un po' come nella vita, bisogna semplicemente fare delle scelte, perché quello che succede è questo: i girasoli diventano scuri, tendono al nero quasi, mentre il cielo
è ancora chiaro, quindi tende al bianco. La nostra esposizione ovviamente si colloca lì nel mezzo e faremo fatica a recuperare una delle due parti, quindi ovviamente possiamo fare sempre la nostra solita scelta, possiamo esporre per le luci e poi recuperare le ombre. Questo di solito dà dei risultati migliori globalmente, perché se noi facciamo il contrario, esponiamo per le ombre, poi i chiari, i bianchi, le alte luci non le recuperiamo più. Le ombre invece riusciamo a recuperarle, ma si riempiono di rumore. Quindi comunque dobbiamo fare una scelta, perché avremo una perdita di dettaglio nelle alte luci oppure un accumulo di rumore nelle ombre. Su questo non si scappa, lì dobbiamo fare una scelta. Ora, io sconsiglio vivamente l'utilizzo del treppiede per una scena come questa, perché ragazzi, ho letto un'infinità di blog dopo. Devo spezzare una lancia in mio favore, li ho letti dopo. Io prima sono andato lì a fare il mio. Dopodiché ho letto quello che ne pensavano altri fotografi, colleghi piuttosto che amatori che si erano imbattuti in una scena analoga. Quello che ho letto la maggior parte delle volte è foto con il treppiede. Ora, sì, per fare foto di paesaggio si usa il treppiede. Io sono un po' perplesso di fronte a questa scelta, perché la scena che mi sono trovato davanti io era quella di un campo di girasoli, ma ragazzi, c'è vento. Cioè, un minimo di arietta fa sì che i girasoli si muovano. Un girasole non sta mai perfettamente fermo. Uno, figuriamoci tanti, per cui fare la foto con il cavalletto, quindi con un tempo di esposizione lungo, e viene tutto mosso. Io non ho voluto fare una scelta di questo tipo, infatti il cavalletto l'ho proprio lasciato in macchina. Me la sono invece giocata a mano libera, e quindi me la sono giocata da un lato cercando di fidarmi della gamma dinamica del mio sensore, quindi ho detto vabbè, io provo a fare un'esposizione media, quindi cercando di privilegiare i mezzi toni di questa scena e quindi cercando di stare a metà tra le alte luci e le ombre, ho sperato di riuscire a recuperarle entrambe. Qualcosina sono riuscito a tirare fuori. Ovviamente un risultato molto migliore l'ho ottenuto scattando in HDR. Ora, qual è la differenza sostanziale tra uno scatto col cavalletto e uno scatto HDR? La differenza è che uno scatto col cavalletto in un contesto come questo ha senso solo se faccio un'esposizione lunga. Se faccio un'esposizione breve, tanto vale che la faccio a mano, giusto? Mentre invece uno scatto HDR io posso farlo sul cavalletto, ma posso farlo anche a mano, perché comunque sto usando un grandangolo. Nel momento in cui io scatto a mano, che cosa succede? Imposto l'esposizione mediana a un 125esimo, così l'esposizione più lunga sarà un 1/30 e l'esposizione più breve sarà un 250esimo circa, a seconda di quello che ho impostato. Diciamo che sto in un range in cui me la posso giocare a mano. Ora, la differenza è che su uno scatto col cavalletto, quindi magari metto un'esposizione di 3 secondi, quel mosso del girasole che si muove si vede di sicuro. Su una successione di 3 scatti abbastanza rapidi, ravvicinati tra loro, io riesco a beccare quel momento in cui non c'è vento, perché ci sono dei momenti in cui c'è vento, c'è un istante in cui non c'è vento. Quindi io per un istante riesco ad avere i girasoli tutti a fuoco, tutti perfettamente fermi. Me la gioco meglio così con l'HDR, infatti quello che ho fatto è stato questo. Ovviamente in fase di editing, in fase di post produzione e di merge con Camera Raw, mi sono reso conto che c'erano alcune foto che non venivano nonostante io impostassi i parametri di deghosting, perché quando c'è una discrepanza tra un frame e l'altro io vado a dire a Photoshop di allinearmele manualmente, e gli vado anche a dire che una volta che me le allineate voglio rimuovere il ghosting, ovvero quell'effetto di sovrapposizione sbagliata che ci può essere per esempio sui petali di un girasole che si muoveva. Ogni tanto l'algoritmo, l'intelligenza artificiale del motore di Photoshop ce la fa, ogni tanto non ce la fa. Devo dire che in molte foto ce l'ha fatta correttamente, in alcune altre non è stato possibile, quindi alcune foto non sono venute. La differenza qual è? Che giocandomela con l'HDR mi sono portato a casa diverse immagini buone, e giocandomela con l'esposizione mediana mi sono portato a casa altre immagini che comunque sono riuscito a recuperare abbastanza. Quelle in cui mi sono giocato l'HDR sono meglio, ovviamente. Sono venute meglio in quanto a gamma dinamica e molto meglio in quanto a gamma cromatica. Le foto che ho scattato con l'esposizione mediana si riescono a recuperare, ma ovviamente perdono qualcosa nelle alte luci e perdono qualcosa nelle ombre e hanno molto più rumore. Ovviamente saranno più nitide, perché quel deghosting non ci sarà, non sarà necessario perché è uno scatto solo. Ci tengo a condividere questa esperienza con voi perché secondo me è una cosa molto sottovalutata fotografare un campo di girasoli. Queste difficoltà che mi sono trovato ad affrontare mi hanno comunque arricchito, perché mi sono trovato di fronte intanto a una scena che non avevo mai fotografato, comunque bella. Inoltre, l'altro messaggio che mi preme lasciarvi è questo. Quando andate a fare uno shooting
per i fatti vostri, ovviamente, se siete con un cliente, lì è ovvio che bisogna prendere in considerazione tutte delle variabili diverse. Nel momento in cui state scattando per voi stessi, però, la cosa è proprio questa: non vi arrendete di fronte a un campo di girasoli rovinato, perché se io avessi girato i tacchi e me ne fossi andato, non avrei mai camminato lungo il perimetro del campo e non avrei trovato quell'angolino ancora intatto, con i girasoli ancora integri. Non lo so per quale motivo i girasoli su quel versante non siano stati danneggiati. Forse sarà dipeso dalla direzione in cui soffiava il vento, forse quei girasoli sono stati salvati proprio per me, perché io potessi fare le foto che vi mostro oggi. Fatto sta che sono stato testardo, ho camminato in un campo, mi sono riempito di fili d'erba, di spighe, nei capelli, nei pantaloni, dappertutto. Non ve lo dico neanche dove mi sono trovato le spighe una volta tornato a casa, però ho trovato un angolino che era ancora tutto sommato accettabile. Devo anche dire che poi sono stato una banderuola per gli altri, perché a un certo punto mi sono reso conto che mentre io scattavo arrivava altra gente che non sapeva che i girasoli erano rovinati, e vedendomi lì a scattare sono arrivati tutti nella mia direzione, quindi ho regalato questa chicca anche agli altri, perché gli altri non l'avrebbero trovata senza di me. Io ho visto altra gente che era lì prima di me che se n'è andata, non hanno fatto la pazzia che ho fatto io di entrare nel campo. Altra difficoltà di cui un pochino ero al corrente, ma che ho riscontrato molto più pesante di quello che immaginavo, sono gli insetti. Gli insetti, perché devo dire che le zanzare sono molto attive già dalle 6 di sera, quindi è stata una carneficina, è stata una battaglia senza quartiere, durante la quale diciamo che hanno vinto loro, nel senso che sono riuscite a pungermi, ma ho lasciato diversi cadaveri sul mio cammino, quindi forse ne usciamo pari, perché io sono ancora in piedi. Sicuramente da non sottovalutare questo fatto, perché scattare, soprattutto in HDR, quindi bisogna stare lì fermi, e intanto si cominciano a sentire le punture che si accumulano da tutte le parti e non ci si può muovere perché ormai si è premuto il bottone, quindi sta partendo la foto, non voglio giocarmi la foto, però mi stanno pungendo. È veramente brutto e non c'è autan che tenga, quindi lì veramente bisogna andare di tanta pazienza e beccarsele, anche perché fa caldo, quindi non si può andare con una tuta da palombaro, qualche puntura bisogna metterla in conto. Le difficoltà principali sono queste, quindi riassumendo: la difficoltà di stabilire l'ora giusta del giorno, quindi a mezzogiorno sì, si tira fuori qualcosa di buono, al tramonto si tira fuori qualcosa di molto buono, però ci vogliono diverse accortezze per far sì che tutto funzioni. Non fatevi ingannare dal cavalletto. Il cavalletto, il treppiede, può sembrare un ottimo alleato e di solito lo è, ma ragazzi, qui stiamo fotografando dei girasoli. I girasoli si muovono, non staranno mai perfettamente fermi per voi, e quindi l'esposizione lunga non vi aiuta. Inoltre c'è anche da dire un'altra cosa: l'esposizione lunga non è un'esposizione HDR, quindi anche se avete una posa lunga, quindi avete gli ISO bassi, quindi avete un pelo di gamma dinamica in più rispetto a uno scatto fatto a 6400 ISO, questo è ovvio, però non è uno scatto HDR, quindi uno scatto col cavalletto avrete comunque il cielo sovraesposto e avrete comunque la terra sottoesposta, non vi salvate. Per questo motivo, secondo me, è molto meglio giocarsela a mano e giocarsela con l'HDR, perché l'HDR ci consente di avere una gamma dinamica superiore anche scattando a mano libera, e per di più ci consente di fare degli scatti ravvicinati. I tre scatti HDR che io facevo duravano meno di un secondo, tutti e tre sommati, quindi mi davano un risultato che era migliore rispetto a uno scatto su cavalletto che magari durava 2 secondi, era un risultato infinitamente migliore, avevo meno movimento e quindi era più facile da gestire, più facile da recuperare. Devo fare una confessione a questo punto: trovandomi lì ho fatto delle foto anche con il cellulare. Sì, anche i fotografi fanno le foto col cellulare, ovvio, ho provato a fare delle foto anche col cellulare. Ho avuto l'ennesima conferma del fatto che in particolare l'iPhone, ma comunque tutti gli smartphone ormai, fanno delle foto che per certi versi, per quanto riguarda soprattutto l'HDR, comunque la gamma dinamica, sono assolutamente superiori alle fotocamere anche di fascia professionale, in quanto riescono a estrapolare luci e colori da tutta la scena in una maniera che è, devo dire, abbastanza fedele. Poi abbiamo tutto il discorso della nitidezza, del lentino dei cellulari che fa schifo, del rumore, della poca precisione sullo shutter, un sacco di cose, del formato che rendono le immagini assolutamente inutilizzabili per uso professionale, e questo è un discorso. Fotografie fatte col cellulare sono inutilizzabili per scopi professionali alti, quantomeno. Tuttavia, per quanto riguarda l'esposizione e per quanto riguarda la resa sul campo, devo dire ancora una volta tanto di cappello. Queste immagini che vi sto facendo vedere sono scattate con un iPhone 11, quindi neanche l'ultimo modello. Devo dire veramente cappello, perché la scena è molto simile a quella che mi sono trovato davanti, quindi veramente tanta roba. Ovviamente con gli scatti HDR io riesco a dare una luminanza e una cromia che è migliore
addirittura di quella che avevo davanti. Quindi riesco a catturare una scena, renderla come l'ho vista e poi andare a migliorarla, che questo è lo step successivo. Quindi attraverso la post-produzione, lo sviluppo digitale del file DNG derivato dall'unione dei tre file CR2, riesco ad avere una fotografia che è come la volevo io. È ricca di colori, bella satura, ma non troppo, perché non ho usato la saturazione, ho usato la vibrance, che è diverso. È una fotografia che rispecchia quello che era il mio intento, rispecchia i colori della scena così come io li vedevo e in più ha quel tocco che mi permette di mettere in luce il mio lavoro anche attraverso l'editing, un editing che non è invasivo ma serve semplicemente a migliorare e tirare fuori certi dettagli che semplicemente dal file RAW così come in camera non erano visibili, erano presenti, hanno solo bisogno di essere sviluppati. Il discorso, come sempre, è un discorso di consapevolezza. Secondo me, durante uno shooting come questo, ripeto, uno shooting non professionale, nel senso che non è un lavoro, uno shooting non difficile, nel senso che non è una cosa complicata, sono andato lì semplicemente con la camera e ho fatto i miei scatti, quindi non era niente di complicato, di diverso dal solito, però ci porta a riflettere su quelle che possono essere le scelte che facciamo quando ci troviamo sul campo, ovvero abbiamo una scena in movimento, dobbiamo scattare con dei tempi abbastanza rapidi, non vogliamo gli ISO troppo alti ma vogliamo il diaframma abbastanza chiuso, come riusciamo a giocarcela per portare a casa la foto che volevamo? Io vi lascio con questa immagine che è la mia preferita di tutto lo shooting. Vi lascio in descrizione il link all'articolo di blog che ho lasciato sul mio sito con un po' di immagini, così potete approfondire l'argomento. C'è anche una spiegazione dettagliata di quello che è stato fatto durante lo shooting per scattare queste immagini, cose che vi ho comunque già detto, però se volete approfondire è sempre una buona lettura. A questo punto fatemi sapere in un commento se un video di questo tipo, con un argomento un po' più frivolo volendo ma tutto sommato anche un po' più colorato, vi può interessare, o se preferite i miei soliti pipponi allucinogeni su quella che deve essere l'etica, la moralità e l'inflessibilità di un fotografo che si guadagna da vivere semplicemente facendo così col dito. A questo punto io vi ricordo di lasciare un like a questo video e di seguire questo canale se volete ricevere gli aggiornamenti, azionate anche la campanella. Signori, io vi do appuntamento al prossimo video, sperando vivamente di portarvi un argomento un pochino più rinfrescante, perché in questi giorni si crepa dal caldo.